invece da bambino com'eri? Rivedendo oggi Andrea, che è il tuo figlio più piccolo, e che ricordi hai di te, di quando eri bambino? Guarda, io ti dico la verità, io ho 4 figli meravigliosi. Il più grande c'ha 30 anni. Ti ha reso nonno. Mi ha reso nonno. La bambina Noemi ha compiuto 11 anni pochi giorni fa. Ho Ilaria, che si è appena laureata. Poi c'ho Luca, che ha 14 anni. E poi c'è Andrea. Io il papà l'ho imparato, cioè perché lo impari giorno dopo giorno. Non esiste una scuola, dice, questa è la scuola dove si impara a fare i genitori. Io ho cercato di dargli tutto l'affetto possibile, anche se sono mancato fisicamente, perché io poi il cantante non è che può delegare qualcun altro ad andare a fare, per esempio, l'intervista devi fare tu, nel mio caso le canzoni devo scrivere io, a cantare ci devo andare io, a girare il mondo ci devo andare io. Ovviamente uno ci manca, poi che fa? Quando vai a casa cerchi o con un giocattolo, con un sorriso, gli fai passare tutti gli sfizi, gli fai fare tutto quello che vogliono per compensare un altro errore. Io sono cresciuto stando poco con i miei genitori, perché mio padre e mia madre avevano un negozio di abbigliamento e lavoravano tutti e due. Io andavo a scuola, andavo al conservatorio e sono cresciuto con la nonna. Però il mio idolo, proprio il mio idolo per tutta la vita, sarà sempre mio padre, perché mio padre mi ha insegnato i veri valori della vita. Cioè, mia madre non mi ha visto cantare, l'ho persa che io avevo 18 anni. Mio padre sì. E mio padre si comprava il biglietto del concerto, veniva a vedere il concerto, poi senza dirmi nulla, poi mi chiamava e mi diceva: Gino, a papà, sono orgoglioso di te. Quindi io sono cresciuto con questi valori, che sono la più grande ricchezza che hanno potuto lasciare a me i miei genitori. Ti ho preparato un omaggio alla tua infanzia e anche ai tuoi genitori. E vai. La storia del piccolo Gigi comincia con un regalo speciale, una fisarmonica portata dal papà dopo un lungo viaggio in Venezuela al suo allegro scugnizzo di 4 anni. Napoletano Verace nasce a 2 passi da Piazza Plebiscito, crescendo con 2 fratelli più grandi, Maria e Pietro. Sin da piccolo dimostra una forte passione per la musica, trasmessagli dalla mamma, donna forte e coraggiosa, che lo lascia troppo presto, quando lui ha solo 21 anni. Hai un dono, gli diceva la mamma, non fermarti mai. Così Gigi impara a suonare da solo la fisarmonica e mentre i suoi compagni giocano per le strade di Napoli, lui resta chiuso nella sua stanza a scrivere canzoni. Buona vita a chi domani. Diventa un adolescente determinato, umile, con tanta voglia di imparare. Alla sua insegnante di musica confida spesso che ha già fa' un cantante. Così a 12 anni si iscrive al conservatorio, si diploma in pianoforte e appena ventenne arriva a dirigere la prestigiosa orchestra Scarlatti. Nella sua voce risuonano i colori di Napoli, il sole, il calore della gente e sarà proprio il re della sceneggiata napoletana, Mario Merola, ad accorgersi di lui e a cambiargli la vita. Da quel momento Gigi diventa il suo pianista e reciterà con lui in alcuni film i cosiddetti musicarelli come Cent'anni. Di lì a poco le canzoni che scriverà diventeranno poesie che vanno dritte al cuore. Grazie! Sembra ieri.